Ronny, dove siamo? Siamo a Sarno. No, lascia stare Sarno, siamo sotto la tenda di Nick De Vries. E con chi? Con un signore lo conosco. Ma che cazzo presento a fare io se poi chiedo sempre se poi chiedo sempre a te? Dino Chiesa che ci spiega questa volta la livrea particolare del kart di Nick De Vries. Zanardi chiaramente il telaio, però come al solito avete voluto giocare su colori, tinte, questa volta a pochi colori. Sì, è tutto bianco, come si vede, abbiamo levato via tutto. Avete risparmiato? Abbiamo risparmiato, costava un po' meno, siamo fuori budget ormai. E si vede, l'unica cosa che si vede chiaramente è questo I Love Karting, che l'abbiamo fatto proprio perché penso è il pensiero di ogni giorno di Nick De Vries. A lui piace il kart così, nudo e crudo, e allora il bianco sta per essere nudo e crudo e I Love Karting per far capire a tutti che lui ama il kart e gli abbiamo scritto sulle carene. C'è il rischio infatti che questo possa essere l'ultimo anno di gare di Nick in kart, è possibile? Cosa vedi tu dall'interno? Ah, questa è un'altra cosa, che Nick proprio gli piace il kart, vuole fare kart e vorrebbe fare un altro anno di kart. È che qui con i regolamenti si va sempre un po' nella fase calante o peggiore e si vede che stanno non eliminando la Super KF, ma quasi eliminando la Super KF a livello internazionale, quindi di certo lui non è un pilota che può tornare indietro a fare la KF2 o quant'altro, e se non c'è più la Super KF sarà costretto a finire col kart e passare in macchina. E vabbè, lì ci divertiremo in un'altra maniera. Non so, ancora piccolo, non vede fuori, il problema voleva fare un altro anno in go-kart per crescere ancora un po', perché non vede fuori dalla macchina.